Allora, bene, eccoci alla prima azione del nostro Fazio Day. Siamo alla settima edizione, si sta all'ottavo Road. Dovrei chiamare accanto a me, che è l'artefice di tutto ciò, Walter Repici, che ogni settimana Walter si prodiga per dare i voti, per fare questa speciale classifica di qualificazione anche al Fazio Day. Allora, Walter, andiamo sulla decina di Direi di partite. farlo venire assieme anche al premio per lui e Viene prima da Antonella al Rosa. balletto. No, non c'è foto, c'è solo. c'è l'immagine. Non so se Piero vuol dire qualcosa Facciamo per questo riconoscimento. Vabbè, lo tengo io. È la prima edizione che partecipo, mi sono divertito tanto, nessun problema con Walter che è un ottimo organizzatore. Grazie per il premio, grazie Dico, a la tutti. prova del 9 si è fatto tanti gol in un campo più piccolo, era questo, che qualcuno subisce questa trasformazione dal terreno piccolo a quello più grande. Invece tu il fiuto del gol anche qui quest'oggi con la tripetta non ti è mancato. Sono abituato Dico, anche a giocare nei campi lo grandi. so, dico. Non Ok, mi. grazie Piero. Grazie, grazie. È importante anche, l'ho detto nella telecronaca, vedere anche questa diversità perché qualche giocatore la subisce questa trasformazione dal calcio a 5 al calcio a 7. Andiamo alla seconda classifica, quella della coefficiente punti, credo. Coefficiente punti, sì. Cioè il giocatore che è riuscito a totalizzare il miglior coefficiente alla fine delle partite giocate nel Road, cioè il rapporto fra le presenze e i punti. E in questo caso proviamo Domenico Oliera, che tra l'altro anche lui era uno dei nuovi partecipanti a questo Road, quindi chiamiamo anche Domenico. Nel Road ha sempre vinto 8 vittorie e 2 8 vittorie pareggi e ha perso per il Fazio Day. Cosa ci vuoi dire, Domenico? Purtroppo è andata così, una bella partita, l'abbiamo persa perché erano più forti e basta. Bravo, l'onestà di Auliera che quindi ammette, e questo c'è il premio per lui, ricevuto da Walter Repici. Ok, Domenico, andiamo all'altro premio. L'altro premio invece riguarda il miglior giocatore del Road, quello che ha tenuto la media voto più alta, che insomma ha avuto un rendimento costante e sempre ottimo. Non è il suo primo riconoscimento, è uno insomma che negli ultimi anni ha sempre giocato bene e merita questo premio Daniele Ruggeri, anche se stasera ha perso però. Daniele che nella media voto sfiora la media del 7 per le partite, quasi una media vicina allo 7. Cosa ci vuoi dire? Questo riconoscimento, vabbè, bello, anche gratificante. Sì, sono felice che ho vinto questo premio, però volevo vincere stasera. Sfortunatamente è andata male. Sarà per la prossima volta, sicuramente, non mancherà l'occasione. E anche Grazie. il premio per lui. Bravo Daniele. Andiamo all'ultima. Mentre qua ci rimbalziamo di posizioni. Ci ammazzerà Barbera. Comunque, l'ultimo premio è quello che è migliore in campo. A vostro giudizio c'è anche Fabio Fazio che chiamo qui, ancora una volta sconfitto, però. È il settimo, due sconfitte, cinque, due vittorie e cinque sconfitte. Non Volevo pareggio mai, io perdo sempre, farei comunque, vengo qui per perdere. Ma è Allora, d'altronde importante la tua presenza, questa. si chiama così, ci Penso devo te, essere quindi. purtroppo. Ascolta, niente, un conciliabolo, Era intanto difficile, secondo difficile la me, la scelta. scelta. Prima di dare il premio vorrei ringraziare Fabrizio Merlino che è venuto qui, ci ha fatto un favore, è venuto a giocare in porta, ha disputato un'ottima partita, superato. Io l'avevo nella telecronaca menzionato come migliore giocatore, però a mio giudizio poi giustamente ognuno. Per noi superato da un ragazzo che si Ragazzo, distingue, grazie un per. ragazzo, grazie per il ragazzo, che si distingue per la serietà, la Importante. continuità, l'umiltà ed è Cosimo Forestiere. Bravo Cosimo. Dico grazie perché dico, si avvicina molto alla mia età, poco più grande. Grazie, anche se non penso di meritare. Meriti, non ti preoccupare. Migliore in campo. Però è Però grazie. importante, dico, secondo me, anche la costanza tua di rendimento anche durante il road. Sì, infatti, ma dico, devo ringraziare anche Walter che si impegna sempre per farci divertire e per farci passare il tempo. Se non fosse per lui non avremmo questo divertimento e soprattutto Fabio che ci dà almeno 2 volte l'anno l'opportunità di giocare questa partita. E poi un pensiero a Tindaro Patti che ci ha dato l'onore e il piacere di assistere alla partita. E basta, vorrei ringraziare i miei compagni che mi hanno dato l'opportunità di vincere questa partita e basta. Grazie. Contento per l'Inter anche di ieri, quindi sei stata una settimana poi alla fine. Soprattutto sono stato contento di non giocare con i Blues, visto che ieri sera Se l'hanno preso dall'Inter, vabbè. A te la chiusura.